Eccoci con Giuseppe Sturiale. Come è andato il vostro 2012 e quali sono le prospettive per quest'anno? Beh, il 2012 è stato un anno abbastanza importante, più che altro un anno di consolidamento su alcuni mercati esteri che abbiamo cominciato ad aprire proprio a fine del 2011, per cui il 2012 è stato proprio un consolidamento puro di alcuni mercati come la Russia, l'Australia, la Turchia e tanti altri paesi. Il 2012 in generale è stato un anno molto difficile per il mercato euro, per cui non solo per l'Italia, è stato un anno difficile anche per la Francia, per la Germania, per la Spagna, Portogallo, Grecia, eccetera, eccetera. Sicuramente siamo fiduciosi che il mercato in Europa si apra un po', ma stiamo puntando tantissimo sull'estero, extra Europa. E parliamo un po' di Mido, cosa presenta quest'anno? Beh, cosa rappresenta? Questa domanda qui le rispondo come l'anno scorso, in realtà è cosa rappresentiamo noi per il Mido, che secondo me ha più senso, perché oggi il Mido è per carità è l'icona dell'occhialeria nel mondo e tutto quanto, ma vedo che ad esempio l'affluenza degli italiani è sempre, ogni anno sempre più bassa. Noi siamo un'azienda giovane, abbiamo iniziato e abbiamo creduto ancora nel settore dell'occhialeria, perché se partiamo nel 2010, in un anno poi non proprio felice, che è stato il primo anno di crisi in realtà italiana, e non solo, un po' europea, un po' mondiale, e abbiamo comunque fatto una start-up nuova, siamo partiti, abbiamo fatto perdite il primo anno, un po' di perdita il secondo, un po' di perdita il terzo, e nel 2013 aspettiamo di fare finalmente un po' di utile, però direi che il Mido è sempre un momento bello dove venire, anche per confrontarci con altre aziende, con altri responsabili, è un momento quasi ormai sì di lavoro, ma anche di relax, tra virgolette. E quali sono le novità di prodotto che presentate quest'anno? Beh, per noi è importantissimo perché abbiamo firmato nel ottobre del 2012 una nuova licenza che dura 8 anni con la Cesare Paciotti, che è un marchio italiano, perché noi siamo focalizzati su marchi italiani, non solo come marchi ma anche come produzione. E per noi è molto importante il 2013, la novità vera è il lancio di Paciotti, che all'estero è molto 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 forte, soprattutto nei mercati asiatici, per cui molto forte in Cina, molto forte in Corea e moltissimo, poi il primo mercato loro sono i paesi dell'est Europa, per cui noi abbiamo creduto molto in Cesare Paciotti, ci siamo confrontati, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto ok, partiamo, cominciamo, questo è il nostro investimento, ci crediamo, andiamo avanti così. La collezione di Cesare Paciotti della Brands è una collezione assolutamente innovativa, diversa, non è una estremizzata, non è una collezione urlata, è una collezione riconoscibile, una collezione che si riconosce molto, ma non per il marchio, i nostri occhiali non hanno mai neanche la scritta Cesare Paciotti, forse Cesare un po' su questo non è tanto contento, però l'importante è che il cliente finale sappia che compra un occhiale di qualità e che e ovviamente poi si accorge che è un Cesare Paciotti perché viene serigrafato e ha il suo pugnale di riconoscibilità su tutti i terminali. Allora, il 2013 Borsellino presenta 27 modelli nuovi. Abbiamo dato delle caratteristiche al campionario, soprattutto uomo, di forme molto decise, sempre molto pulite, non ci sono loghi, il logo è all'interno, per cui lo si vede solo quando l'occhiale non viene indossato. Abbiamo utilizzato tantissimi colori classici, però in versione matte, per cui in versione opaca, perché adesso l'opaco va molto, è una tendenza. Abbiamo utilizzato anche dei colori molto forti, come ad esempio questo occhiale qui, che poi sarà nella campagna 2013 invernale, per cui un occhiale donna, molto tondo, molto anni 60-70, con un logo sempre discreto, non utilizziamo mai, quasi mai la scritta nelle aste. Facciamo una serigrafia nella lente e questo modello, ad esempio, è un modello che è andato molto bene, sta andando bene all'estero in questo primo giorno di Mido ed è in 6 colori. Per cui i modelli comunque sono molto leggeri, abbiamo utilizzato molto iniettato, molto TR90 nel sole e sempre delle ottime lastre nella plastica del Vista. Bellissimi. Allora, in bocca al lupo, buon Mido e buon anno. Grazie, anche a voi.